Ciao, oggi vi voglio parlare di un prodotto Crystal Report. Nello specifico voglio raccontarvi com'è possibile andare ad estrarre dati dall'interno di un database per generare un report, non prendendo tutti i valori di default, ma facendo già un filtro in fase di caricamento dei dati. Dopo aver aperto Crystal Report, andiamo a costruire un nuovo report. E la macchina all'interno durante il caricamento e la creazione del report chiede qual è la connessione dati alla quale appoggiarsi. Noi andremo ad utilizzare una connessione su un database che si chiama Extreme, che è un database di esempio. E nel momento in cui vogliamo andare ad utilizzare la connessione, la macchina ci apre le possibilità di scelta, che sono in questo caso tabelle viste. Ci sono alcuni tipi di database che espongono anche store procedure. No, e noi non vorremmo utilizzare né le tabelle né le viste, ma vogliamo andare a lavorare prendendo dati da una tabella, che è la tabella dei clienti, ma non la totalità dei clienti. Vogliamo filtrare solamente i clienti americani. Per fare questo abbiamo la possibilità di estrarre già solamente se di dati che ci interessa e non andare ad eseguire un filtro successivamente, usando il comando che si chiama aggiungi comando. Se noi eseguiamo il doppio clic su aggiungi comando, la macchina apre un'interfaccia grafica nella quale a sinistra ci chiede qual è la selezione che vogliamo fare, e noi andremo a scrivere select star from clienti, che è la selezione che corrisponde alla scelta della tabella. Però oltre a questa noi vogliamo aggiungere un filtro, quindi aggiungeremo il costrutto where. Indicheremo il nome del campo che deve essere filtrato, paese, andremo a scriverlo uguale ed andremo a inserire il valore che in questo momento vogliamo filtrare. Io ho specificato USA e vi ricordo che i testi vanno anticipati e posticipati dai singoli apici. Confermando con OK, la macchina ci propone nella parte destra dell'interfaccia una riga chiamata comando che contiene esattamente la selezione, la select che abbiamo scritto. Per rinominare questo comando si può fare un clic sulla parola comando, premere il tasto F2 e digitare il nuovo nome. Io lo chiamerò filtro paese. Dopo aver rinominato il nome del comando, confermo con OK e a video io ho il report e posso costruire il mio report. Quindi se vado nell'elenco dei campi di database a selezionare ad esempio l'ID cliente, il cognome del cliente, il paese e li porto nei dettagli visualizzando il report, io ottengo il codice del cliente, il nome, il cognome del cliente e il campo paese. Ma supponiamo che adesso noi non si voglia sempre filtrare sul paese USA, ma si voglia in questo momento USA, fra 10 minuti Italia, fra 20 minuti Francia. Quindi ci piacerebbe rendere parametrizzato il criterio che abbiamo utilizzato per il filtro. Partendo dal report, noi possiamo andare nel menu Database ed utilizzare il comando Esperto Database e ci ritroviamo esattamente nell'interfaccia di partenza nella quale abbiamo creato il comando che ci interessa. Se andiamo a modificare il filtro paese, quindi clicchiamo su filtro paese, premiamo il tasto destro del mouse e scegliamo modifica comando, noi ci ritroviamo esattamente nella struttura di prima, ma non vogliamo più avere uguale paese, paese uguale USA, ma vogliamo avere un paese che varia nel tempo. E chi può dare la variazione nel tempo? Semplicemente un utente che compila la scelta che in quel momento gli interessa. Quindi vogliamo togliere il filtro fisso e vogliamo inserire un filtro a parametro. Per inserire il filtro a parametro è necessario sfruttare la parte destra di questa interfaccia dove c'è l'elenco dei parametri. Se noi andiamo a creare un nuovo parametro, la macchina mi apre una maschera dove ci chiede il nome del parametro, io lo chiamo filtro paese, il testo che l'utente dovrà leggere, quindi posso scrivere scrivi il nome del paese da filtrare. È necessario verificare il tipo di dato che la macchina si aspetta, nel senso che se è un testo, tipo USA, Italia e quant'altro, è necessario lasciare impostato stringa. Se
Se fosse che stiamo chiedendo agli utenti un'informazione diversa, magari una data o un numero, è necessario andare a settare numero o data a seconda di quello che ci interessa. Noi in questo momento lasceremo stringa. In più, qui sotto si può andare a definire un valore predefinito, cioè il valore di default che la macchina proporrà quando l'utente dovrà scrivere il valore del filtro. Noi non metteremo niente. Confermiamo con OK e nell'elenco dei parametri il filtro paese è stato creato. Per portarlo a destra dell'uguale, quindi completare la selezione, eseguiamo il doppio clic. Eseguendo il doppio clic, la macchina nella parte sinistra scrive uguale, dopo l'uguale, parentesi graffa, punto di domanda, filtro paese, chiusa parentesi graffa, che è il costrutto che verrà trasformato in un'interfaccia grafica che chiede all'utente che paese gli interessa. Confermando con OK, a video appare l'interfaccia grafica che vi dicevo, cioè l'utente qui deve andare a scrivere il criterio che gli interessa. Io digiterò Abice Italia Abice, confermo con OK, confermo con OK la seconda e il risultato è che il filtro viene filtrato per Italia. Se adesso volessi cercare la Francia, non devo reimpostare il filtro, mi basta far aggiornare i dati, richiedere i nuovi parametri, la maschera mi ripropone l'interfaccia di prima, io cancello Italia e scrivo Apice, Francia, Apice, confermo con OK e il risultato è che visualizzerò tutti i clienti francesi. Sperando che questo vi possa servire a velocizzare le esecuzioni dei report, vi saluto. Ciao!